Questo tipo di progetti nasce, si sviluppa, va avanti e probabilmente darà dei frutti di significato rilevante a livello istituzionale anche di singoli cittadini. Però devo confessare che io rimango al di fuori della comprensione profonda del tutto, insomma. Mi sfugge proprio a livello grammaticale quasi, nel senso che è successo anche in passato per altre iniziative simili, la complessità anche proprio tecnica, tecnologica, è tale per cui si prende atto, parlo per me, povero tapino probabilmente dal punto di vista della capacità di comprensione, si prende atto e si spera che tutto segua le coordinate della speranza di un futuro migliore a livello complessivo. È una dichiarazione così, generica. Grazie Cavani. Altri interventi? Prego. Grazie. Sì, la materia è complessa. La stessa dottoressa Venturi, in occasione della prima commissione, sottolineò questo aspetto e pur dichiarandosi in quel momento così un po' impreparata sulla questione, si dichiarò anche poi contemporaneamente molto interessata ad approfondire questo tema. Altri comuni hanno già proceduto all'approvazione di questa convenzione e io ricordo solamente che Marilena Venturi, in occasione della riunione della prima commissione, che risale già un po' di tempo fa, disse che la raccolta di questi dati poteva risultare molto utile in caso di calamità naturali. Il fatto di mettere in comune dei dati e di avere la possibilità di accedere in tempo reale anche alla quantità di abitanti risiedenti in una determinata zona di un determinato paese in occasione di una calamità naturale, ricorre in questi giorni l'anniversario del terremoto in Emilia-Romagna, quindi io penso che sia un'opportunità che vada colta e quindi noi siamo favorevoli all'approvazione, all'adozione. Grazie Zagnoni, che non l'ho citata per nome, mi scuso. Prego, altri interventi? A posto, benissimo, possiamo passare al voto. Allora, punto numero 3, convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia Romagna, approvazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Due. Allora abbiamo anche l'immediata esecutività su questo punto, favorevoli? Contrari? Astenuti? Idem come prima. Punto numero 4. Ratifica sanatoria dei provvedimenti assunti con delibera di giunta comunale numero 39 del 24 aprile 2019, avente ad oggetto modifica al vigente regolamento comunale del verde pubblico e privato approvato con deliberazione consigliare numero 51 del 99, numero 70 del 2003 e numero 40 del 2016, provvedimenti in merito alle sanzioni. Abbiamo questa parte viene cancellata. Ratifica sanatoria della delibera. Ah, ratifica, allora ripeto il punto esattamente. E qui c'è stato un refusetto anche qua. Probabilmente avevo stampato un ordine del giorno che è stato. Ratifica sanatoria, delibera di giunta comunale numero 39 del 24 aprile 2019, evento d'oggetto modifica al vigente regolamento comunale del verde pubblico e privato, approvato con deliberazione consigliare numero 51 del 99, 70 del 2003, 40 del 2016, provvedimenti in merito alle sanzioni. Abbiamo in sala anche l'architetto Bergamini, che prego di venire al banco. Facciamola pure venire, non si sa mai che ci sia bisogno anche di un supporto tecnico. Relazione del vice sindaco Pasini, prego.
Grazie Presidente, buonasera, ma la relazione è molto breve perché di fatto, come avete visto, abbiamo abbassato quelle che sono le sanzioni previste per chi ovviamente non rispetta le norme regolamentari per la tutela del verde privato, anche il verde ornamentale, parliamo quando si intervengono sulle piante, sugli alberi, sul verde anche arboreo, insomma in generale, quindi sono previste delle sanzioni nella bozza approvata, mi pare nel 2016, delle sanzioni che poi declinate nella realtà, cioè quando siamo andati ad applicare effettivamente il regolamento, abbiamo visto che creano un impatto economico di forte rilievo. Quindi abbiamo pensato, in attesa anche di perfezionare l'accordo col Dipartimento dell'Università per quella che è un po' una revisione di un progetto di verde in generale per il Comune di Vignola, che è assolutamente necessario, e vorremmo anche poi insieme al Dipartimento lavorare su quello che è il nostro regolamento del verde, anche quelle che sono le sanzioni, soprattutto non più una sanzione secca per un intervento sbagliato, una sanzione a corpo, ma una sanzione che in alcuni casi abbiamo visto in altri regolamenti sono anche modulari, cioè si va anche a valutare quello che è l'effettivo danno, l'effettivo impatto ambientale che l'intervento malfatto ha procurato. Quindi insomma c'è un lavoro in corso che vogliamo fare, però il regolamento, le sanzioni così come sono hanno causato in alcune situazioni un impatto economico rilevantissimo e dobbiamo cercare di modularlo, di far sì che il cittadino sappia, deve essere a conoscenza del regolamento e di quello che ovviamente comporta il non rispetto di queste norme. Nello stesso tempo però dobbiamo anche cercare di accompagnare il cittadino, perché ci siamo accorti di fatto che il regolamento è poco conosciuto, nonostante alle domande che vengono presentate quando si fanno gli interventi, le domande in nulla osta, l'ufficio esce, va a fare dei sopralluoghi, dei controlli, insomma abbiamo capito che anche con le aziende c'è bisogno di ampliare il dialogo e di far capire effettivamente che cosa c'è scritto in questo regolamento, peraltro norme che io condivido assolutamente, e che cosa ovviamente comporta il non rispetto, perché abbiamo visto insomma ci sono secondo me insomma c'è stato nel passato, non c'è stata credo una buona trasmissione di queste norme. Quindi abbiamo pensato per adesso di rimodulare le sanzioni, ci siamo confrontati un po' anche con dei comuni nel circondario, anche nella bassa, insomma abbiamo cercato di capire anche come si rapportano in altri territori e applichiamo queste, i controlli si fanno, vengono fatti regolarmente, le domande per gli interventi sono molte, l'ufficio è sottoposto ad un'attività discreta perché appunto i controlli li fanno e quindi anche le sanzioni. Insomma. Non so se la Serena se vuole aggiungere qualcosa. Comunque di fatto insomma si interviene solo sul lato economico di quella che è la sanzione. Bene, grazie Pasini. Interventi? Smeraldi. Solo per una domanda rivolta ai tecnici, al segretario e all'architetto Bergamini. Questa è una delibera a ratifica sanatoria di precedente delibera della Giunta. Presumo perché è ritenuta in contrasto la norma del regolamento vigente con l'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, che dice rientrare fra le competenze del Consiglio la competenza nell'emanazione dei regolamenti dell'ente e loro modifiche. E quindi volevo chiedere ai tecnici come interpretano il comma 3 dell'articolo 35, là dove si dice l'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale, cioè è considerato in contrasto questo provvedimento con il decreto legislativo di cui parlavo prima, o viene interpretato semplicemente l'eventuale aggiornamento come una sorta di aumento automatico di fronte, che so, aumenti del costo della vita, altre robe, che quindi potrebbe rimanere di competenza della Giunta? Allora,
È il primo argomento. Quindi il dottor Smeraldi solleva un quesito che ha messo a fuoco. Nel caso specifico la competenza esclusiva sarebbe quella del Consiglio, perché le sanzioni non sono tariffe, cioè a me pare di aver colto, forse sbaglio, ma che nella costruzione originaria dell'atto ci fosse una sorta di equiparazione alla disciplina regolamenti di Consiglio che regolano i tributi e tariffe che vengono disciplinate dalla Giunta. Nel caso specifico la sanzione è un'altra cosa, quindi è un altro titolo, e confrontandomi con Serena abbiamo convenuto per operare in sede di autotutela, quindi tutelare e garantire l'operato dell'amministrazione, l'eventuale radicamento di procedimenti, quindi un contenzioso potenziale, e tutti questi aspetti di mettere in sicurezza l'atto che potrebbe appunto accusare dei vizi di incompetenza relativa assunto dalla Giunta, e quindi ratificarlo ad opera del Consiglio con un atto postumo che vada a sanare questa operazione. In sostanza il Consiglio non fa altro che assumere la paternità dell'atto di Giunta, ma con la competenza propria e quindi quella più titolata che consente di sanare l'eventuale incompetenza relativa. Questo in via del tutto prudenziale, appunto per mettere in sicurezza e quindi garantire l'azione, l'attività dell'amministrazione pubblica nel momento in cui dovesse operare delle sanzioni. Bene, grazie segretario di chiarimento. Altri interventi? Pesci. Grazie presidente. No, io sarò breve e rimarrò sul punto della delibera. Mi ricordo, ero anche nella precedente consigliatura, quando approvammo effettivamente l'aggiornamento del regolamento, che devo dire, come ha anche detto il vice sindaco Pasini, è un regolamento che all'epoca, come dire, nelle sue linee principali approvavamo, e devo dire lo trovo anche con punte abbastanza avanzate. Ricordo anche, adesso non nello specifico qual era il punto di discussione, ma mi rammento che ci soffermammo sul tema delle sanzioni che venivano applicate, perché effettivamente c'era un adeguamento rispetto alla versione precedente del regolamento dell'importo delle sanzioni. Io devo dire molto onestamente, preparando un po' il consiglio di stasera, ero andato a guardarmi qualche altro regolamento di altri comuni, adesso non esattamente vicini, eccetera. Non mi pare, potrei sbagliarmi, di aver visto cifre molto divergenti da quelle che ci sono attualmente. Da questo punto di vista, quindi, in realtà faccio un po' fatica a capire questo timore o questa, come dire, questa considerazione eccessiva del livello delle sanzioni. Mi domando se invece non sia da fare, da aprire un ragionamento diverso su quello che è invece l'articolato del regolamento e quelle che sono le sue previsioni, eccetera, per domandarci se effettivamente invece quello che chiede il regolamento ai privati, alle ditte, eccetera, non sia eccessivamente oneroso come attività o eccessivamente complicato, burocratico, che porti a uscire troppo facilmente dai parametri che definisce il regolamento. Questa è una domanda che mi faccio. L'altra cosa che però apprezzo, che ha sottolineato il vice sindaco, trovo molto interessante, è invece il tema della commisurazione della sanzione al danno che viene arrecato all'essenza. Effettivamente altri regolamenti, devo dire anche in comuni un po' più grandi di Vignola, probabilmente anche un po' più attenti, no? Con un pregresso anche un pochino più evoluto e approfondito su questo tema, applicano già un regolamento di questo genere che mi sembra molto centrato e molto interessante. L'ultima cosa che invece è una domanda che faccio, che vorrei chiedere, il vice sindaco ha parlato della necessità di far conoscere meglio il regolamento che è in vigore ormai da 3 anni, però evidentemente presenta ancora dei lati oscuri e come dire, una scarsa diffusione in mezzo agli operatori. Chiedevo quali azioni di informazione erano state intraprese in questo periodo e soprattutto che risultati, con che mezzi e che risultati si erano raggiunti, soprattutto in futuro cosa si pensa di fare per, come dire,
sanare questo aspetto, che evidentemente è uno dei punti principalmente problematici. Allora, c'era Cavani o Valmori prima? Valmori. Allora, permettetemi subito di dire, senza entrare nell'argomento, la soddisfazione, almeno della Lega, ma penso di tutta la maggioranza, di come sono andate le elezioni a Vignola per le europee del 2019. Visto che venivamo sempre tacciati... Valmori, cerchiamo di stare sul punto all'ordine del giorno. Lo so, però se mi permetti, ho 10 minuti per parlare, non li uso mai, stavolta me li devi dare. Io devo, fare il, mio, i miei dieci devo fare il mio mestiere. Quindi volevo dire che, visto che venivamo sempre tacciati, noi della maggioranza, di incapacità, di non saper fare le cose, di non essere in grado di poter fare, ho visto che almeno i cittadini di Vignola invece la pensano diversamente e ci hanno dato un buon...